Presidente, nel Consiglio Comunale di Urbino del 30 novembre all'ordine del giorno c'erano due mozioni, una per la sfiducia a Vittorio Sgarbi del ruolo di prosindaco presentata dai consiglieri di PD e Viva Urbino e un'altra che chiedevano le dimissioni di Sgarbi da parte di Uniti per Urbino. E bocciate entrambe? Sì, esatto, sono state bocciate entrambe. Erano due mozioni diverse l'una dall'altra in effetti, perché erano una, diciamo, come si diceva, chiedevano un passo indietro al prosindaco. L'altra era più, diciamo, più politica, nel senso che si chiedeva una sfiducia verso il prosindaco e quindi che venisse tolta la delega. Sono state bocciate entrambi. Quello che ho rimarcato durante la seduta è innanzitutto di tenerci a un comportamento adeguato, e questo è riferito sia ai consiglieri di maggioranza sia di minoranza. Questo è importante soprattutto in questo momento di difficoltà dovuta alla pandemia, e in questo momento dove le persone purtroppo stanno soffrendo noi dobbiamo dare il buon esempio, e il buon esempio lo si dà tenendo comportamenti corretti. Nella discussione il sindaco ha motivato per quale motivo si è recato in quell'occasione alla cena famosa di San Marino, dove è stato ritratto insieme al prosindaco Sgarbi, motivandola adeguatamente e illustrando a tutti i consiglieri il fatto che si è recato in quell'occasione perché doveva parlare con il prosindaco di tutta una serie di progetti per la città, in particolare per quel che riguarda la copia della tomba di Raffaello che arriverà a breve ad Urbino. Naturalmente in quell'occasione ha fatto anche presente che tutte queste esternazioni e comportamenti in questo periodo andrebbero evitati, e anche dal prosindaco Sgarbi. Altra cosa che ho detto e mi sembra opportuno rimarcare in modo chiaro è che ho preso le distanze dalle dichiarazioni che successivamente ha fatto il prosindaco, perché ha reagito in un modo molto forte, e credo che sia opportuno che il Presidente del Consiglio, che rappresenta tutti i gruppi consiliari indistintamente, prenda le difese di tutti. Quindi io mi auguro che in futuro queste situazioni non si verifichino più, che noi in primis diamo il buon esempio da questo punto di vista, e quindi questo è riferito a tutti, consiglieri di maggioranza, di minoranza, assessori, giunta, sindaco, prosindaco, e questo lo dico, invito anche in questa occasione a farlo anche quando prendiamo parola nei social network, perché quello che diciamo noi poi alimenta tutta una serie di discussioni che poi a volte sfociano in battibecchi che sono anche spiacevoli, a volte anche offensivi.